Pasta bianca. Siamo in diretta nel frattempo, perché non è capito aspettare la tia che hanno contato questa cosa. Io intanto certo, giustamente. Vado in diretta. Le cose Partono i private. messaggi su WhatsApp, che può essere, voi che siete tutti Cosa? tecnici, non mi partono i messaggi su WhatsApp. Devi cambiare telefono, devi WhatsApp cambiare down, WhatsApp down, però. Devi cambiare allora, WhatsApp telefono. down, sì, ragazzi. Vero? Condividiamo. Non è solo una cosa mia, perché ad altri funziona. No, No, Angelo anche Down, c'è un Angelo ritorno Down, di per ora. A audio, ragazzi, c'è un ritorno di audio. Chi è? posto, non c'è più adesso, a posto. Vediamo. Non c'è Provala. più C'è ancora adesso. invece. C'è ancora. Allora non sono io. Io No, ho gli Fatemi. auricolari, quindi non Non può penso essere. potesse Fammi essere sentire. Escludo uno per volta. No, Vediamo, non escludo c'è Peppe. nessuno. Escludo Peppe. Esclude E Peppe. c'è ritorno. Escludo Giovanni. Escludo Esclude Giovanni. Giovanni. Minchia, Giovanni. Giovanni, Minchia, vai Giovanni, tu. Guarda, per minchia. prova, escludo pure Angelo. Escludo Angelo. Niente, Senti? Giovanni, sei tu. Giovanni, sei tu. Ma proprio per Allora, buonasera a tutti, mentre noi siamo quelli bravi fanno le prove tecniche prima di iniziare una diretta. Noi invece abbiamo iniziato la diretta e hanno puntato i cazzi nostri. Buonasera a tutti, Esatto. bentornati con FPS Live. La settimana scorsa ci siamo fermati perché effettivamente c'è stata la sosta del campionato. Posso condividere? Certo, compa, che ne avevamo a contare? E invece questa settimana siamo tornati, ma siamo tornati proprio in una giornata storica, nel senso che sotto alcuni aspetti è veramente storica. E chi siamo noi? Niente, noi siamo degli scappati di casa, che disprezzati dalla vita, ci incontriamo qui il mercoledì sera per parlare del Palermo e proviamo a divertirci. Lo facciamo in amicizia, lo facciamo in simpatia. Condividete. Lo facciamo sicuramente in tanti modi, ma non quello professionale. Per chi invece ci conosce, siamo ben lieti di avervi anche qui, anche questa sera, anche se vedo che le visualizzazioni ancora sono un po' bassine, quindi io vi ricordo, vi invito a prendere in considerazione l'invito di Peppe Fontana che dite condividete sui vostri profili, sui gruppi che frequentate, sulle pagine che gestite, come vi pare ragazzi, perché guardare FPS porta bene. Avete visto? Corini guardava sempre È FPS. diuretico, diuretico. E ha portato benissimo. Non sappiamo a chi, però parleremo. Allora, stasera sarà veramente difficile anche moderare i messaggi. Come No, mi dico. ci ha sbagliato un po'. Ho condiviso Yannick Sinner fan club, così premura. Vabbè, fottiti, ne lascia, ma metti che qualcuno ci guardi. Ma Giovanni, infatti. dobbiamo risolvere questo problema del ritorno. Allora niente, ciao. Come no? Fa qualcosa. Cioè, è un po' come il problema del secondo tempo, in pratica, il No, ritorno. Alessandro Camarda, non si vede a nessuno. Adesso va bene, ho capito, ma andiamo alla sigla perché la gente si sta lamentando che non si vede un cazzo, Sigla. giustamente. Quindi mandiamo alla sigla e ci vediamo tra pochissimo, veramente poco. Il tempo di dire Sinaghi! Eccoci qua, che belli che stiamo. Nel frattempo abbiamo perso Giovanni. Che cazzo succede? Ciao Niente, vabbè. Ciao Angelo, ciao Peppe, a bentrovati tutti. ragazzi. Ciao. Oh, allora, ogni mercoledì in genere le nostre chiacchierate si distinguono in tre macro blocchi. La partita di 2 giorni fa, chiacchiera di mezzo che in genere è Corini, e la prossima partita. Oggi credo che della partita di 2 giorni fa esauriremo l'argomento in pochissimi minuti perché abbiamo perso 4-3. Passiamo al secondo argomento, Corini. Ma no, 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 non perché sicuramente non vogliamo infierire su questa cosa, ragazzi. Non vogliamo infierire su questa cosa. Anzi, prego tutti i nostri utenti, che chi è veramente un nostro utente da un po' di tempo e ci conosce,
vi prego, i messaggi che sono offese personali non solo non verranno letti in diretta, ma prenderemo seriamente in considerazione di bannarvi dalla pagina, perché si ride, si scherza. Come allenatore era pessimo, come capitano era un grande, come essere umano va rispettato. E su questo non transigiamo. Ci ho detto, vediamo se ci sono dei messaggi da leggere, tipo Angelanello. Angelanello, a capo No, ma è comunale, a capo... l'altro, è quello che era sempre Corignano, quell'altro. Ah, pure tu, adesso che ce n'è andato, c'è il dualismo, uno in bianco e nero a colori. Il primo è stato Angelanello, che in realtà è Filippo, un bacione, segue Romolo Maggio, che abbiamo visto che è diventato vegano dalle foto che ha pubblicato, Francesco Gargano, salve ragazzi, un abbraccio da Forlì, mo grande, Salvatore Bologna, ma non ci scrive da Bologna, Tia Talio, e tagliamo un buono perché sono ubriaco, Marcello dalla Svizzera, naturalmente, Claudio Carcasio, siamo liberi, siamo liberi, siamo... Siamo tristemente liberi. Poi vi spiego perché siamo tristemente liberi, almeno il mio pensiero. Solo a me non si vede, adesso Ora te la si vedi? vede. Filippo Di Bella, non vi vediamo. No, scusate, che cosa è questo? Ma prima Alessandro non ci Cavallo. vedevano, c'era la sigla, ora ci hanno visto. Nel frattempo si collega con noi il nostro ospite, colui che ha ispirato il taglio di capelli di Eugenio Corini. Eccolo qua, Giovanni Farone. Ciao Giovanni. Sì, ma facciamo una prova, come mi senti? Bene, ma adesso c'è ritorno? No. No, non c'è ritorno. È partita secca, No, partita secca. è partita Buonasera, secca, buonasera, finale secca. buonasera. Ciao Giovanni, Non ho fatto nient'altro, salutiamo. ciao. Non ho fatto nient'altro che staccare, disconnettermi e riconnettermi. Quindi questa è stata la prova Così. audio che ho fatto. Se qualche nostro utente così capisce come tecnicamente si risolvono i problemi. Hai su Visto? tre a Così. zoom a Basta zero. riavviare, il metodo più vecchio del Quindi mondo. che cosa hai Ciao, ciao. fatto? Cosa hai fatto per risolvere il problema? Quello lì, Un qualcosa, un cazzo, cazzo. ok. Marcello Tedita, che oltre che a salutare, mi sa che ha fatto il compleanno ieri, o cioè in questi giorni, quindi Auguri, auguri per il auguramelo, compleanno. auguramelo. Angurie, Sei qua, angurie. sempre mi chiedo, ma con quel dito in più cosa ci fai? Però si può festeggiare durante la trasmissione oppure i signori Anello sono suscettibili in modalità lutto? No, non sono in modalità lutto, anche stasera daremo modo ai fratelli Anello di Caro esprimere il Marcello, loro ti stai manifesto. sbagliando di casa e putia. Siamo qua felici e sorridenti perché noi tifiamo il Palermo, mica tifiamo Corini. Poi ognuno ha le sue idee, chiaramente. Io avrò le mie, tu le tue. Ma Bravo voglio dire, io ho una Angelo. mano e tu sei irita. Arriva dai, sto punto, dico però. Vince lui però Angelo Mi ha perché copiato. c'ha un dito Dipende in dalla più, mano, vince dipende lui. dalla mano. Simone Zito che salutiamo, approfittiamo di Simone Zito che dice ritorno, chi ritorna? Oh, non abbiamo, Approfittiamo di Simone, approfittiamo di Simone, approfittiamo di lui. approfittiamo di lui. Che Anzi, periodo di innestare. Allora, no, sì, se approfittiamo del prima via, messaggio dai, prima di via, dai. Simone Zito per salutare Meno anche gli male altri che componenti non è di arrivato grosso, FPS. meno male. No, no, Basta, basta. a me sarebbe piaciuto dire ce l'abbiamo grosso. A me Ma sarebbe c'era, piaciuto. Però la all'inizio foto di c'era. Fabio Grosso andava pubblicata lo stesso. Ieri La fra foto di Fabio Grosso. Grosso Ah, la ecco. ripesco, è Va arrivato. ripescata, va ripescata. Eccolo! Fabio Eccolo! Grosso con noi. Amici di FPS, buonasera a tutti. Ciao a tutti i ragazzi che Buonasera a stanno te, Bartolo. vedendo. Ciao, ciao, ciao a Comunque, tutti. approfittavo del messaggio di Simone per salutare in primis la quota rosa di FPS, quindi Irene Lo Giudice e Marco dell'Irizzo, Fontana. e a seguire Marco Marco Fontana. Fontana, Aldo Sessa, Francesco Paolo Palazzo, Alessandro Ferrante. Non dimentico Siamo troppi, nessuno, possiamo dirlo che siamo vaffanculo. troppi? Dobbiamo fare il No, taglio al siamo personale, eccetera, ragazzi, eccetera, perché eccetera. C'è troppa dobbiamo gente. fare il taglio al personale. Giuseppis, Dai. ti ringraziamo per i servizi, in bocca al lupo per la tua carriera. Andiamo. Alessandro Ferrante. Marcello Comunque, ieri. Sedita, giorno meraviglioso. Ciao a tutti. Scusami, aspetta, fammi Cento, iniziare siamo l'ultimo. cento, Siamo 100, 100. Alessandro 96. Camarda, Mignani Ma va. out. Già qualcuno si portava avanti, anche il nostro Peppe oggi si portava. Ma Fabrizio molti penso Lopez che. da YouTube. Ciao Picciotti, mi sa che da oggi tutti non abbiamo più scuse. Giocatore, direttore sportivo, fino al magazziniere, anche se povero la squadra, non c'entra un cazzo. Ora vediamo che succede. In Sono molto curioso. assolutamente. Mignani mi piace molto. Oggi è Mignani. il D-Day. Per qualcuno diceva che era il 25 aprile, addirittura. Deni Fazio, ciao. Walter Colombo, ciao. Andrea Conforti, ciao. Fabiano Pollaci, ciao. Io dico ciao. E facetevelo abbassare perché abbiamo tante cose da dire. Iniziamo da Pisa Palermo.
io mi giuro sui miei figli, che sono le due persone a cui voglio più bene al mondo, che finito il primo tempo di Pisa-Palermo, ho detto, tale, non è succedere la stessa vinciata che mo. Fabio, scusa un'informazione tecnica, se t'annacchi è così assai, si sente sempre un gracchiare, Gracchi, c'è te la qualcosa che strichi da strica. qualche cosa. Poi prendeva in giro me per l'audio. No, non si capisce, è un peccato, parla così bene, Che non facciamo peccato. le provole. Va bene così? Meglio? Se non ti Meglio. muovi, sì. Annacati, Ok. vediamo. Non mi muovo, rimango qui tutta la sera. Comunque, finita il primo tempo, mi sa, mi ho detto, guarda se non succede come a Cremona. Mi sono sbagliato, perché è successo peggio che a Cremona, una catastrofe vera e Mamma propria. mia, Abbiamo ragazzi. proprio assistito a un umile. C'erano i giocatori del Pisa che ci pisciavano sui parastinchi. Con te c'è l'operazione dopo Cristo, ragazzi. In questo caso è dopo Gorini. Dopo Corini. Come vi sentite? 5 ore, 49 minuti e 17 secondi dopo Gorini. Io non so tu chi sei, ma io ti voglio in diretta, sul serio. DC è perfetto, dopo Corini. Scrivici in È privato vero, perché io ragazzi. ti voglio in diretta, chiunque tu sia. C'è Salutiamo una C, anche. è un DC da ora in avanti, va C'è bene. ante Gorini e dopo Gorini, naturalmente. Salutiamo Grazie. Real Maps che ci segue da Twitch. Fabio, tranquillo, non sei stato l'unico a averlo pensato. La Pasquetta sutta supra. Allora, sinceramente, la Pasquetta sutta supra, relativamente, perché quando un vino è buono e la compagnia è bella, la Pasquetta te la passo di stesso. Sentiamo invece tra di noi, qui collegati in diretta, che cosa avete pensato? E poi parleremo di Vignani e Corini, ve lo prometto, perché abbiamo una sorpresa nel beer. Però creiamo hype. Cosa avete Internazionale, pensato? Che cosa internazionale. avete pensato prima, durante e dopo Pisa-Palermo? Partiamo da Giovanni, che è un po' che non si vede in diretta, se non avete niente in contrario. Come fottoni? Cioè, le parolacce sono permesse oppure le bestemmie? No, queste cose non si possono dire in diretta. Le Quindi devo bestemmie no, le dire. parolacce sono tollerate. Parolacce posso... Le parolacce sì, però. Adesso che Corine non c'è Cioè, più, sì. non si possono dire più Non si possono le dire più le manco le parolacce. Ma che devi dire di Palermo-Pisa? A parte che ne lanciamo, cioè, nel senso. È un copione già visto, l'ho detto anche nel video. È un copione visto, rivisto e rivisto. Un film che hai visto 45 volte. L'abbiamo rivisto per la 46esima volta. Come dicevi tu, alla fine del primo tempo, chi è che pensava che la portassimo a casa questa partita? Cioè, forse Sinceramente, qualche ottimista incallito, perché secondo me non è. Bartolo, ti senti chiamato in causa in questo momento? Tu a fine primo No, no, tempo no. Cioè, pensavi dai. che Palermo portasse a casa i 3 punti? No, Oh, no, minchia, molto, assolutamente non dirlo no. manco Poi Bartolo, ragazzi. diciotto una mieta. Col Pisa, ragazzi, non finisce mai con meno di 5 gol, 5-6 gol. Quindi immaginavo che sarebbe E finita più o pensare che meno l'anno scorso un 0-0. Pisa-Palermo fu la partita, il primo tempo Ah, no, più bello della 1-1-1. stagione, ragazzi. Ah, 1-1, 1-1, ecco. Fu l'unico con un 1-1. Ah, risultato vabbè, decente. ancora ce lo ricordiamo. Poi ci fu un primo tempo di Como, mi ricordo. E noi quello è l'anno A primi zero. tempi, A primi cioè tempi. una partita buona, contiamo. Il primo tempo di Pisa. Il Il famoso primo primo tempo tempo è di stato Pisa. l'anno zero, ragazzi. Oh. Che spettacolo. No, guarda, lascio la parola agli altri Scioccante. perché sennò mi lancio qui. Ho già detto tutto quello che dovevo dire per il momento. Allora, passiamo invece a chiedere un parere a Bartolo e successivamente a Anello, visto che siete consanguigni, potete anche esprimere un parere comune, nel senso che comunque io da Bartolo mi sarei aspettato, ragazzi, ti giuro Bartolo, io mi sarei aspettato dalla parte tua, dopo il primo tempo contro il Pisa, questa la portiamo a casa. E invece ci hai smentito in No, diretta questa nostra convinzione. no, Perché? no, Cosa? assolutamente, ragazzi. No, non ero convinto perché purtroppo il percorso ora ci vuole. Ti posso usare ancora No! queste parole? Ti Basta! posso Basta! usare... Il percorso del Palermo è stato talmente chiaro che il Coinuto Palermo ci ha 14 percorso abituato. e consolidamento, io lo dico, Basta, veramente, sono banditi. pure chi lo scrive nei commenti, tipo Claudio Carcasio, godete il percorso, chi se l'ultimo modo, che ti buttiamo fuori, ti giuro, eh. Andiamo avanti, parto, perdone. Tra l'altro l'ho scritto anche Dimmi. in una chat di amici appassionati del Palermo con alcuni miei colleghi. Io ho detto poi a fine primo tempo,
che il Palermo era 0-0, perché mi aspettavo, cioè il Palermo è 0-0, non è 2-0, è 0-0, perché fino a 3-0 allora ancora possiamo stare tranquilli, ma il 2-0 ci ha insegnato che purtroppo 2-0 o anche 3-1 quello di Parma, il Palermo ci ha abituato in questo percorso, puttana la miseria Indo, che praticamente siamo riusciti. Mi dispiace, cioè ragazzi, tecnici, ma non si può. Cioè, anche perché devo dare l'esempio. Allora, ragazzi, piano piano si devono abituare, almeno una settimana di per Angelo e Bartolo è un trauma, diamogli tempo. ma almeno ammonizzo, ecco, quando non sollevo vizi fumanti all'inizio sui suonati, cioè te levo vizi fumare e mi fumo lato e mi fumo lato, ma bella allora ragazzi, non ci credevo assolutamente, anzi è al 90esimo, ho sperato con tutto me stesso che il City Football Group prendesse questa decisione, di cui parleremo abbondantemente nel corso di questa diretta con i nostri amici, perché ci voleva una scossa, perché questa squadra è morta totalmente, quindi non è, e non vi parlo dal 2-0 al 2-2, ma è morta quando era in vantaggio 3-2. Quando per virtù dello Spirito Santo tu sei riuscita ad entrare in area di rigore avversaria e a ricevere un calcio di rigore, quella partita 3-2, tu non ti puoi fare un gol. Basta. Perché se io vado a giocare a calcetto con voi, noi se ne ammazziamo come i cani. Una squadra che invece vince a 3-2 fuori casa, se vuole bene al proprio allenatore, deve dare la vita. Questo non è successo. Ma perché gli altri due vanno bene, quelli prima? Scusa, non ho capito. Allora può capitare, il Venezia, per esempio, la squadra è informissima, ha giocato benissimo contro di noi, quindi una squadra che possiamo dire in crisi, si è fatta recuperare due gol e ha perso la partita in casa, quindi recuperare una partita ci può stare, ma quando io mi riporto in vantaggio nuovamente, allora lì, se non hai la forza, la capacità di resistere e difendere una anche se eravamo un in meno, per carità, è da dire, però quante volte una squadra resiste un in meno e difende un vantaggio? Ma noi non siamo capaci di resistere a niente. Cioè, questo è un dato di fatto, ragazzi. Bartolo però ha detto una cosa emblematica, ragazzi: una squadra che vuole bene al proprio allenatore non va a perdere 4-3 in sintesi. Questa cosa neanche crea un calcio di rigore a Como, e neanche va a Reggio a Parma. C'è qualcosa che non il matrimonio non è andato a buon fine, ragazzi. Quindi, secondo te, nonostante le varie dichiarazioni che possiamo dire siano state di facciata o meno, non lo sappiamo. Il gruppo è coeso, la squadra è con me, la curva è con me. Io dall'esterno non posso credere a questo. Io da tifoso dall'esterno, quindi senza avere nessun indizio, certo, io non so, mi sembra strano che sia tutto questo. Nel tempo mi comunicano dalla regia che anche quando parlo, adesso che ho spostato il microfono, continua a graffiare. Continuate voi che io cambio il microfono. Io non sento niente. No, la regia si è abbassato un po' il volume, ma il gracchio non c'è più. Non sento lo sgracchio, Fabio. Allora, vorrei dire a Simone Zito che cazzo dici? Simone, quando abbiamo detto approfittiamo di Simone, impazzito. No, ma c'è la cufene. Gli ormoni sono schizzati. No. Vabbè, chiediamo a chi ci segue da casa. La mia voce sgracchia? Anzi, approfittiamo un attimo prima di dare la parola a Angelo e Giuseppe a recuperare un po' di messaggi, perché Giuseppe Messina che dice oggettivamente dopo il lavoro fatto da Guarini il percorso per noi allenatore è in discesa. Salvatore Busetta, buonasera a tutti, io pensavo di portare 3 punti dopo il rigore, io nemmeno lì, ti giuro, perché non perché sia pessimista, ma la vedevo nera. Edo Picci da YouTube, Pisa Palermo, il solito campione dell'ennesima follia di non togliere gli ammoniti per restare in 11 e preservare il diabolico. Poi qualcuno mi spiegherà anche gli inserimenti dei doppi terzini. A un certo punto abbiamo quello è stato un capolavoro finale. Terzini, però... è il grande finale quello di Curini, ma scherzi. Bravo, è proprio è l'opera, se c'è il finale, doppio terzino. È meraviglioso, ragazzi. Spettacolare. Ragazzi, eravamo in meno, però. Eravamo un in meno. Amore,
Ok, vabbè. Adesso vorrei vorrei quello che è stato. Andiamo avanti. Gisella e Massimo, sicuramente speriamo che tu sia Gisella. A fine primo tempo c'era Aquilani che stava chiamando il taxi. Roberto Sciottino, dottor tecnico, guardate la foto del profilo. Perciò a te. Ma è nessun ginecologo che ci scrive, eh? Ma è nessun ginecologo che ci scrive, però. Ma anche un andrologo. Ci accontentiamo. Ma secondo voi cosa cambierà? Ne parleremo tra poco, sicuramente, perché sì. Marcello Sire, effettivamente a Pasquetta aveva un bruciore alla bocca e allo stomaco, non so se erano i 5 litri di vino che avevo assunto di proposito per anestetizzare l'evento disastroso, oppure la sostituzione con Aurelio. Geppa La Barbera, Bartolo, abbiamo perso dalla serie, ti vuole portare sulla realtà, sono finite le partite nelle partite. Ci dice Walter Targia, non ricordo bene come si conclude. Mario lo giudice, vendisi collare in pelle per corso, pelo corto, per cane corso naturalmente. Carmelo, tu ti sei solo per chi sei fratito solo, perché sennò dopo questa battuta di merda ti avrei cacciato via proprio da Facebook. Amico mio, ci dice Carmelo Rau, un amico mio ha preso per la sesta volta il ribaltamento del risultato del Palermo quando ha saputo che Corini fu congedato stamattina, mi ha detto porca miseria, avevo la campata con Corini perché si giocava tutti in risultati a sfavore. Ormai era quotato poco ormai. Ci scrive anche José Trupia Iraci. Ma ti immagini che questo allenatore ne esci i palle perché gli brucia ancora la sconfitta contro il Cagliari all'ultimo minuto e si vuole prendere la Serie A con il Palermo? Secondo me è stata un'ottima scelta. La motivazione che può avere Mignani non è da sottovalutare. Salutiamo Marco Di Gloria che dice: io sono molto contento dell'arrivo di Mignani. Ne parleremo tra poco perché veramente ci abbiamo tantissime cose da dire a tal proposito. Ma prima salutiamo Erasmo Senzale e Andrew Mackey che ci scrive a YouTube e ci è andato a Corini. Che ne facciamo di Bartolo D'Angelo? Niente, aspettiamo il suo rientro. Aspettiamo il suo rientro, ragazzi. Corini è stato esonerato. Il contratto di Corini è ancora sotto contratto con il Palermo. Questa è la vera. Si dicono queste cose in diretta. Non si dicono i bambini. Allora, Mignani ci porterà. Mignani ci porterà in Serie A e poi a giugno. Allora, ragazzi, grazie, Mignani. Corini. Abbiamo detto puoi tornare. C'è gente che si sta impicchiando probabilmente. No, c'è gente che sta togliendo il like alla pagina. Mamma mia. Visto che ha parlato Angelo, a questo punto a parte gli scherzi, io con non l'ho mai padre, considerato, no, che l'ho difeso. Stavo dicendo i tre contro me. Dei quattro contro me. Facciamo tre perché Bartolo il mio fratello, diciamo, ce l'ho pro forse. Stavi dicendo Bartolo, scusami. Ciao Susi. No, io non parlo più. Vai Angelo. Parla tu che ho un attimo. Ragazzi, la partita col Pisa, onestamente neanche io quando l'ho vista più o meno fra una costoletta e l'altra ci siamo un attimo vista sta partita più o meno, però quando effettivamente già a 20° hai tu due ammoniti e poi vedi che Koulibaly esce infortunato al 20° minuto e che nonostante tutto già si vede è nata segnaleata, si dice no, giornata festiva, c'è chi sta male, è nata sicuro, no, non c'era la sensazione che tu potessi portare a casa il risultato quantomeno in maniera tranquilla, quindi che c'era da fare a bile, già questa è una cosa che era pacifica, cioè scontata, ed è stato confermata la cosa, perché poi succedono delle assurdità enormi, succede che poi rimaniamo in 10 ancora un'altra volta per falli stupidi. Io devo dire la sincerità, io la prima ammonizione non me la sono persa di Gomez al 5° minuto, ho letto poi da tabellini, sì, ma raccontate voi come si fa a prendere c'era, una ammonizione al 5° minuto, c'era. Stupida. Dove, in quale zona del campo, cioè, tanto per capire poi ha perso palla e per recuperarla ha trattenuto un contropiede e quindi la stessa cosa poi uguale replicata per l'espulsione, perde palla, non ci arriva e aggancia l'avversario, e queste sono le cose che succedono ad una squadra che sta vincendo, mi pare, oppure stavamo già sul 2-2 sul 2-2 con l'espulsione, forse 2-2. La maggior ragione avevano pareggiato da pochissimo, devi stare molto attento a non
finire di rovinare la cosa, e purtroppo questa cosa succede ancora e va bene. Oggi dico anch'io che va bene così, sono molto sollevato dell'esonero di Corini, mi sento meglio, mi sento alleggerito, però ancora adesso vediamo da sabato prossimo cosa cambierà, e speriamo veramente che ci sia un cambiamento di rotta drastico. Ci vorrà un po' di tempo, chiaramente, però per una risposta che è rotta è la minchia. Però adesso quello che mi aspetto è che i calciatori diano una prova di orgoglio. È lì poi apre un capitolo. Prima di intervenire, nella chat c'è il file video di presentazione di Mignani in anteprima, ce l'abbiamo, Esclusiva. Quando vuoi abbiamo introdurre Mignani, prima lo presentiamo, ma se vuoi anche ora, perché io il mio lavoro devi inserirlo nella regia, immagino. Poi appena sì, lo sto caricando, nel frattempo che salutiamo salutiamo il Duke, che ho visto che era passato il Duke da una cosa all'altra, Marco Di Gloria, Duke, Edo Picci, Rino Di Maio, Caruso, Raffaele Elio, tutti amici, tutti, anche chi non vi ammuntua. Fai una chiosa. Allora, sempre su Palermo, Pisa. Palermo. La chiosa è che anche su 2-0 io da tifoso, mi ritengo un tifoso abbastanza affezionato, non ero per niente, non avevo entusiasmo. Ma che da diverse partite ormai che seguo il Palermo senza avere, anche quando andiamo in vantaggio, è una squadra che non mi riesce più a trascinare, perché è vero che sì, andiamo in vantaggio, ma alla fine andiamo in vantaggio sempre per così, giocate dei singoli un po' a caso, una minchia di palla verticalizzata, la bravura dell'attaccante, ma non vedo niente di squadra, non riuscivo a vedere niente di squadra di calcio. Anche il Pisa sotto 2-0, nonostante io sottolineavo i ragazzi, vedete, poi dal quarto d'ora non ha fatto più niente il Pisa, però quando aveva la palla fra i piedi, cioè aveva un'idea, è abbastanza piacevole da vedere giocare a calcio rispetto al Palermo, e questa è la cosa che più mi danna a me, perché al di là dei risultati, al di là della classifica, quello che proprio non riesco, ero ormai tipo come chi di 9 e 12, non ce la faceva più. Era una squadra che praticamente non tutte quelle con cui giocavano un calcio migliore del nostro, non dico più efficace, non dico, perché poi dico tante squadre ci stanno sotto, quindi se abbiamo fatto più punti di loro evidentemente poi siamo stati più efficaci, però non c'era più entusiasmo, e mi auguro che questo cambio possa portare soprattutto a questo, vedere una squadra giocare con un senso logico migliore. Poi abbiamo visto che nonostante non giocassimo a calcio, le individualità ci sono, il problema del gol non lo abbiamo, perché il Palermo quasi sempre riesce a fare 2-3 gol a partita, dobbiamo risolvere quello di prenderne 3 o 4 a partita. Corini aveva detto che in quei 15 giorni di sosta avevano cercato, studiato di trovare delle soluzioni, e andiamo a pigliare altri 4 gol in un tempo, quindi evidentemente non è cambiato niente tatticamente, no. È la squadra era identica, precisa, spiccicata, sì. Forse quindi il suo tempo il suo tempo l'aveva fatto già da dicembre, poi comunque l'aveva fatto dall'inizio della nuova crisi, per me hanno perso tempo a cambiare, adesso hanno cambiato perché su chi spaddo muro, perché qua ragazzi, senza, diciamocelo chiaramente, si rischia che se continuiamo così perdiamo anche i playoff, perché perdi una 3-4 partite e perdi i playoff, quindi sono stati costretti ad intervenire, perché come dicevo ai ragazzi, questo è un bel capitolo da aprire, le motivazioni che hanno spinto adesso il gruppo ad agire in questo senso, io dico la mia e chiudo perché l'ho detto anche a voi ragazzi, la mia è che loro questo scenario comunque non se lo immaginavano, nel senso, sì, è vero che stentiamo, è vero che con l'allenatore non abbiamo chissà quale gioco, però siccome la rosa è buona, noi le scattiamo le partite, e alla fine all'obiettivo quantomeno di quel quinto posto,
va bene, sesto posto. Che no, ce la facciamo stesso. Era il quinto posto, però era il minimo. Va bene, dico, male che vada, non eri quinto, facevi però, sesto, secondo me se lo facciamo. Dalla voce piacere. Di Gardini e di Galassi, il quinto non è mai uscito. Ragazzi, però. Va bene, ok, no, era il quarto, ma sono, però, sono convinto che se anche dice, vabbè, e l'obiettivo era il quarto, è andata un po' male, siamo arrivati sesto. Ma cambia, perché il quinto lo puoi raggiungere, il quarto... Va bene, ma il problema non è quello, il quarto, il quinto e il sesto, il problema è che adesso loro hanno percepito che Palermo non arriva neanche ottavo. Quello è un altro discorso. Quella è stata la motivazione. No, se no non cambiavano. Non cambiavano, arrivavamo stentando con Corini anche sesti. Scusami. E facevamo i playoff. Ma questa qual è... logica, questa cosa l'hanno realizzata oggi, non dopo il 3-0 in casa col Venezia. No, il problema è veramente... ragazzi. Secondo cioè, me è assurda. Non penso. Cioè, che sembra penso. Strana. Però, no, vabbè, non l'hanno realizzata di punto in bianco. Però Fabio... Come... oggi Peppe... che è quello che diceva Bartolo. Sì. Hanno veramente realizzato che la squadra non voleva più bene all'allenatore. Ma è chiaro. No, ma qualcosa sarà successo dopo la partita col Pisa, allora, perché la concezione generale dell'andamento del campionato è identico a quello che si è avvertito subito dopo Venezia, cioè non è che può cambiare niente. Ci può essere l'alternativa, dice guarda, ti do l'ultima sosta per cercare un po' di mettere le cose in chiaro. Poi dopo la sosta tu prendi il salto, allora basta. Però secondo me è scattato qualcosa, qualcuno avrà detto o fatto qualcosa, non sa chi, se l'allenatore, se i calciatori o la società, subito dopo la partita col Pisa, secondo me, per cui si è deciso di correre ai ripari. Cioè qualcuno avrà detto basta. Scusate, perché stavo concludendo, poi vi lascio tutta la sera. Io non voglio fare dietrologia perché, come dice Bartolo, se non hai indizi o notizie o... No. Però quando si infortuna Koulibaly e vede entrare a Vasic, io due domande me le faccio. Evidentemente, sempre probabilmente, non si può scartare l'ipotesi che fra l'allenatore alcuni elementi in rosa non c'era buon sangue già chissà da quanto tempo. Perché Macchiasere Henderson o Macchiasere Stulaz. Tutta più. Non mi pensavo per tutte da 20 anni a 21 anni in quella che è la partita del rilancio a fare la mezzala. Evidentemente esatto. Già c'era qualcosa, cioè, come fai a non prendere in considerazione questa ipotesi? Il giocattolo era rotto, picciò, ragazzi, scusate, visto che abbiamo aperto questo piccolo capitolo delle motivazioni che hanno spinto il City Football Group ad allontanare Corini, e ne approfitto per salutare Roberto Di Giovanni, ciao, è un mio amico che si è collegato adesso. Ciao Roberto. Picciotti, non è che il City Football Group sono delle persone che sono incompetenti in materia. Questo sentimento di troncare con questa guida tecnica, secondo me è maturato anche, non dico a Cremona, vai, perché Cremona può capitare, ma in quelle due o tre partite che sono avvenute dopo, anche in casa, ma con dopo la Ternana, Cremona ogni partita era buona per farlo. No, e lì sai cosa è subentrata, fa, secondo il mio parere, subentrata lì sono quelle 3 settimane di signori del calcio, del rispetto verso il lavoratore, della fiducia, ancora ti voglio dare fiducia perché può essere che troviamo... Ma non è Pisa che fa decidere. Pisa è l'ultima tappa di un'attesa, perché si sono comportati da veri signori. Ma nel momento in cui la squadra molla in questa maniera così palese e l'obiettivo minimo si allontana, cioè nel momento in cui l'obiettivo minimo si è veramente allontanato, la decisione è stata presa a tutti gli effetti. E non solo, se il City Football Group non volesse andare in Serie A, Corini sarebbe rimasto pienamente nella panchina del Palermo. Posso? Rischio allora... di scendere non ce n'è. Ah, no, rischio di scendere. Giusto. Meno male. Allora, i tempismi dell'esonero ci hanno, almeno personalmente, hanno dato l'immagine della questo essere supremo che noi chiamiamo City Football Group commette degli errori e li commette in maniera abbastanza palese, perché se proprio volevi esonerare Corini, al netto del rispetto del lavoratore, del professionista, quel cazzo che vogliamo noi, i motivi per farlo ne ha avuti N nel corso della stagione, ma soprattutto in ottica di gestione squadra e quant'altro, avresti dovuto farlo prima della sosta per permettere al nuovo allenatore di
avere almeno 2 settimane per poter lavorare. Anche una. O anche una. O anche una giorni, sarebbe bastata. Capito? Qualche giorno in più rispetto a questi 2-3 che stanno dando a Mignani prima di arrivare, in questo caso sarebbe stata la trasferta di Pisa. Quindi questo secondo me è il primo segnale in cui il City, grande fiducia, ok, ma non sono infallibili, picchicca. A mio modestissimo parere, che di caso ciò ne capisco un cazzo, la scafazzano completamente, nel tempismo, chissà prima. Poi c'è un altro aspetto che mi piacerebbe, perché così poi dirottiamo la conversazione anche verso Mignani, proviamo a conoscerlo, visto che abbiamo anche la presentazione ufficiale in anteprima, solo per noi di FPS. Mi piacerebbe analizzare il fenomeno social, ed è stato bellissimo oggi, nonostante ho avuto un po' di cose da fare al lavoro, sono stato molto su Facebook e ho visto persone che fino a ieri bestemmiavano a Corini, oggi invece lettere d'amore, poesie, rose rosse, foto, certo, picciotte, una cosa, sei stato uno di noi, sei stato un grande. L'unica cosa, per quando dico che poco fa inizio dalla nostra chiacchierata, dicevo che è una mezza sconfitta, ci siamo alleggeriti dal fatto che oramai la presenza di Corini in panchina nelle conferenze stampa era veramente pesante, cioè, oramai non la tolleravamo più. Mi dispiace che lui se ne sia andato in questo modo, è quello che vi ho scritto anche oggi in privato, però lo vorrei chiarire davanti a tutti, perché lui ha in qualche modo intaccato, rovinato il ricordo che tutta Palermo aveva del capitano, di una delle squadre più forti che abbiamo avuto a Palermo. È stato rovinato, le motivazioni, abbia fatto da parafulmine, abbia seguito un diktat che è piovuto dall'altro, non lo so. Fatto sta che alla fine, se ci fosse stata veramente questa comunione di intenti con la proprietà, non sarebbe arrivato l'esonero, ma sarebbe stata una rescissione consensuale. Quindi sicuramente quando si arriva a esonero, è che proprio Gaddini a un certo punto ci fa... Ma va cagaccia! Che è proprio... Praticamente. Perché non ne poteva. Ma non voglio biasimare quelli che oggi scrivono, perché secondo me, levando qualche malato di mente che ci sono, dico, nessuno può avere un astio, un'antipatia, un odio verso la persona Corini. Assolutamente. Quindi chi lottava contro e criticava il tecnico Corini, che oggi comunque possa esprimere anche un sentimento di... Sì, però mi dispiace che Corini è stato sempre Corini e sarà sempre Corini per il Palermo, per quello che ha rappresentato da calciatore. Ci sta, non è un ragionamento poi così illogico. Ci sta in alcuni casi, perché in altri casi secondo me era proprio un ciancianana, insomma. Chi lo ha offeso proprio come uomo è una cosa inutile a prescindere. È una merda, quindi. Chi lo ha offeso come uomo, ci mancherebbe. Esatto. A questo punto... passiamo a Mignani, perché è un argomento sicuramente caldo. Adesso, vabbè, basta. Ringraziamo Corini per il percorso e per aver contato. Allora, ragazzi, scusami Fabio, e poi leggiamo anche qualche messaggio. Allora, è andata male. È andata male. Prendiamo atto, veramente, è andata male. Non c'è niente di fare. È successo al Palermo, succederà... Aspetta, mi chiedo tu. Dove tu hai più bisogno di questo? Nel senso che... Mi sta autoconvincendo. È andata male. È andata male, però i giocatori si devono passare una mano sulla coscienza, ragazzi. I giocatori si devono passare una mano sulla coscienza, perché se un allenatore è stato così bersagliato da una tifoseria che lo ha sempre amato, allora, picciotti, non mi dite che i giocatori non hanno colpa, perché i giocatori scendono in campo, i giocatori non hanno dato sicuramente il 100% delle loro possibilità. E ora la palla passa a loro. Non so se siete d'accordo. Quello che già noi possiamo verificare da sabato non è tanto l'aspetto tattico, perché l'allenatore che praticamente forse domani dirigerà, se tutto va bene, prima allenamento. Stasera arriva e domani dovrebbe dirigere. Non può incidere in niente, però dal punto di vista invece, come dice Bartolo, dell'atteggiamento dei calciatori, questo penso che lo potremmo cominciare a verificare, perché finora una delle cose, la risposta adesso soprattutto le vogliamo da loro, una delle cose che abbiamo, che Palermo vinca, che abbiamo criticato, è che minchia, le altre squadre, anche il Pisa, da lotta dall'anima, ci crede nei contrasti, invece noi siamo sempre stati molli. Pareva che giocavamo sempre un amichevole, non c'è, quando l'agonismo saliva, noi non c'eravamo. Rore, è quello che potremmo verificare. Questo qua, per questo quando io dico, non lo posso
dare come, come dire, un'indicazione di Corini il fatto di scendere in campo così, capito? Però potrebbe essere una conseguenza, lo sappiamo, di, lo sappiamo, poteva essere se una noi... conseguenza, poteva essere una conseguenza, una... di sempre, posto, ma il giocatore giusto. No, vado comunque, ragazzi, volevo, vai con i commenti, poi continuo dopo. No, sono però, tanti, compagni, se devi dire una cosa, dilla. No, no, dai. Volevo dire che il discorso è, io mi aspetto molto anche, soprattutto da chi ha avuto meno spazio, da quelli che sono stati un po' relegati, gli esclusi, no? A parte che per forza, perché siamo in crisi, il centrocampo ci mancano Gomez e Koulibaly, quindi comunque dovrà fare anche Vasi. Ecco, fatto. Quindi siamo senza centrocampo praticamente, quindi a parte Henderson chi ci rimane? Henderson, Segre e Stulac. Quindi abbiamo già il centrocampo titolare, cioè, quindi già due degli esclusi ce li abbiamo in campo, tra virgolette, no? Quindi si vedrà molto, ecco, mi aspetto molto anche da quelli lì, vedremo. C'era un commento di un ragazzo che ci segue, in realtà un paio ce n'erano che mi piacevano. Intanto Carlo Di Paola è d'accordo con Bartol in merito all'atteggiamento di alcuni calciatori, è giusto Claudio Pangi, ragazzi, prendete l'esempio della Roma, spiegatemi voi prima e dopo Mourinho. Speriamo bene. Per far capire questo è un esempio che a me piacerebbe tantissimo. A me piacerebbe tantissimo. Prendiamo anche l'esempio, purtroppo, di contro, il Bari che ha esonato Mignani, ha preso Sigliachini e non ha cambiato passo completamente. E i tifosi del Bari dicono che il cambio... Anzi, prima Marino. Marino, Marino, quindi non ha cambiato un sacco. Purtroppo la regola del cambio non sempre è efficace. Ora, ragazzi, nei giocatori che devono essere anche loro disponibili a mettersi a disposizione del nuovo allenatore. Benvenuto, mister Mignani. Benvenuto. Allora, Mignani. Carrellata di messaggi e poi vediamo la presentazione ufficiale di mister Mignani. Ci scrive Vincenzo MX, ciao Quindotazzi. Ma comunque, perché chi ci ha dato questa confidenza? Questa? Poi tra l'altro nudo, tu completamente nudo. Sì, mi ricorda Davide Pitanza dei bei tempi. Chi se la ricorda? Dal famoso camper. La roulotte, dove cazzo era? Edo Pisci, è un piacere. I ragazzi. Ciao Edo, un piacere anche per noi leggerti. Poi abbiamo Edo Pici, saluti anche a voi, capito? Edo, vi siamo tornati. Dani Fazio, se sabato faranno la stessa cosa, il problema sarebbe Corini, ma la voglio vedere tutta. L'argomento Fabio, alzati sto microfono perché ti si è abbassato il volume clamorosamente. Devi alzare a un boccaio dopo. Ma non è io lo sento volume. Bene, che c'è? Ma io pure mi sento bene. Va a pigliare la seconda, però. Ma ci pensate che Brunori senza gioco l'anno scorso ha fatto 17 gol e quest'anno 14? Ah, ci pensi? Poi Diego Pevnice. Con Mignani ci sarà più spazio per Soleri visto il modulo con due attaccanti? Se sì, a Brunori cucciurisce. No, vabbè, in realtà sì, perché il modulo preferito da Mignani, quello maggiormente utilizzato, è il 4-3-1-2. Quindi soprattutto cucciurisce a Di Francesco e Di Mariano. Il problema è anche quello di, era anche quello di Corini, quel modulo lì. Non so per quale modulo l'ha cambiato. Ma l'ha voluto lui i cacciatori per fare quel modulo. Vai a capire. Quindi Mignani probabilmente lo cambierà. Però è pur vero che nella prima partita, secondo me, non troveremo stravolgimenti di modulo. 4-3-3. Giovedì e venerdì e sabato c'è la partita. Quindi. Filippo Graziano, ragazzi, mi chiedo come è riuscito a fare 49 punti senza giocare. Le individualità sono importanti. Sicuramente. Le orecchie. È temporeggia il frattempo che piglio file. Ma è la sua bravura, è la bravura. È la sua bravura. Secondo me lui gli manda i messaggi agli utenti. Sale, scrivi questa cosa che io devo mandare un file. È tutto scritto. Scalate qui, Cusso, non è suo cugino, l'altro è suo zio. Scusate, la parentesi era per fare sono distronzato. Allora sfida Fabio, con questo messaggio devi mettere un video. Vai. Ok, sfida. Il Palermo di Corini è sempre stato prevedibile, le stesse giocate con le stesse cappellate, scusate il francesismo. Allora, se proprio ti devi scusare non è francesismo, figurati. Però sinceramente a me, se vincevo o perdevo, a me sinceramente non me ne frega un cazzo.
Io di questo non sono riuscito a fare. Vabbè, dai, bravo Fabio. L'abbiamo perso. Oramai è tardi. Vabbè, andiamo avanti. Ludovico Pipitò che ci dice: buonasera a tutti, mi dispiace dirlo, ma quando ho sentito che il Pisa aveva accorciato le distanze, ho pensato subito che la partita già era persa anche dopo il 2-3. È un sentimento più o meno comune a tanti. Salvatore Busetta, che tipo di contratto ha il nuovo allenatore? Fino a fine anno? No, fino a giugno, con eventuale possibilità di rinnovo, bonus, che cazzo ne sappiamo, in caso di promozione. Naturalmente, secondo me, non si valuterà soltanto la promozione, perché se Mignani arriva a Palermo e comincia a fare un calcio e champagne, e quel cazzo che ci farà noi, secondo me, potrebbe anche arrivare il nuovo, visto che, come dicevamo prima, dalle pagine stasera abbiamo provato a coinvolgere un tifoso del Bari, anzi della Bari, ma purtroppo non è riuscito a intervenire perché ha da fare, fa il turno di notte o qualcosa del genere, e lui comunque ci scriveva: complimenti, avete fatto veramente un bel acquisto. Fabio, piccola parentesi velocissima, ho visto dei video di alcuni tifosi del Bari, uno che analizzava e che stimava tantissimo Mignani: non aspettiamoci calcio champagne, ma una squadra molto molto attenta in difesa. E lupo, siete football group. Che è il nostro problema. Io francamente, guardando il Bari, mi divertivo però in questi negli ultimi l'anno scorso anni. Però anche in Cile giocava bene il Bari. Il Bari di Mignani ha resistito, a proposito di inferiorità numerica, 9 contro 11. Contro a proposito di inferiorità numerica. Quindi per difendersi si sa difendere. Così dicono. E poi quando un allenatore è ben voluto dalla piazza dove è stato, non era stata la stessa cosa per i tifosi del Lecce, del Brescia, di tutti quelli dove era stato il mister. Bravissimo. È lì, sì, perché dovevo... a Lecce è andato via Corini e sono andati in A. E questa è la differenza. Questi stanno... Il Bari rischia di andare in C senza Mignani. Quella è stata la... Questa è la differenza, insomma, tra i due. Alcuni tifosi ci facevano i complimenti. Non ho bestemmiato, potete parlare. Un allenatore esonerato dal Bari viene ingaggiato da una squadra che vuole andare in Serie A. Questa è una cosa che ti fa riflettere. Se loro riflettono su questa cosa, da noi è stato esonerato perché non andava bene e lo ha preso una squadra per tentare di salire in Serie A. Ma perché valutano anche il percorso che c'è stato dopo? Se fosse arrivato Minchia, Marino, ha detto percorso. Era... L'ha detto. No. Valutano anche le partite che ci sono state dopo. Non me l'aspetta. Fabio, fuori, 5 secondi. Non mandiamo a puttane questo momento. Che mi dispiace. Domani Faraone ci fa un video su questa cosa. Mi dispiace. Faraone. 5 secondi 5. Fuori. Vabbè, leggo il commento e poi lo facciamo entrare. Sì. Con queste andazze di playoff li vediamo col cannocchiale, Sampdoria agguerrita e Catanzaro in forma. Ci vuole una rivoluzione mentale. E questo è il segno di oggi, un lampante. Faraone, alla prossima sei fuori definitivamente. Io vorrei sapere questo, come cazzo se li tiene i cartellini, che ce l'ha sempre pronti. Però... è il fischietto che mi preoccupa di più. No, minchia, non trovo. Lo pigliamo ai figli, non trovo, c'è un agghiaccare. Gaetano Bargione, la motivazione secondo me è quella di salvare il salvabile, la motivazione di Mignani, cercare di non perdere il playoff, la società ha perso tempo, c'è Fox 40. Per cambiare guida tecnica ultimo dicembre, non pensavo neanche loro si sarebbe arrivato a tanto, adesso hanno messo 44, vuole succedere, speriamo che la relazione... Che su c'è campata meglio conteggio dalla liberazione di Corini. Dopo Corini, domenica c'è la presentazione di Torretta. Sabato con la Samp si perdeva di sicuro. Il CFG capivo avleata e tac, era DC. Era DC che sembra tanto propaganda politica. Comunque, sabato rimane da tripla. Picciò, parliamo di chiaro perché non è che arriva subito. Fum, ora il Palermo diventa il Real Madrid. Ma a proposito, infatti, Mario Lo Giudice, tra l'altro, ribatte quasi su questo concetto, dice: Giovanni, hai detto una cosa pericolosissima. Corino è andato via da Lecce e Lecce è andato in Serie A. Non le puoi dire queste cose ti fossi palermitano. È verissimo. E allora non le diciamo. Non le diciamo. Però non le diciamo. Ieri si è parlato di Fabio Grosso. In qualche modo avevamo già modo di condividere Fabio Grosso. Io sono dispiaciuto che non sia arrivato solo per questa foto qua. Esatto, già tu lo capisse. Avevo già un contributo per l'avvio di Fabio Grosso, era questo.
Oh, Fabio Grosso. Io mi immaginavo, c'è il post con questa foto qua. Indubbiamente. Fabio Grosso. Ufficiale. Fabio Grosso. Un'opera d'Aspa. Salutiamo, salutiamo Avvocato Monasteri. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Enzo Faraone pure. Ma ha scritto qualcosa? Enzo no, l'ha visto solo che partecipa. No. Scrivici qualcosa, Stefano. È sbaglio, è passato. Sì. Anche qualcosa tempo... senza senso. Va bene, Gianzuca. In linea con la nostra chiacchierata, sì, un succo a volo. Il termosifone. No, non ho scritto niente. Allora, niente. Vediamo in anteprima la presentazione di Mignani, in esclusiva solo per noi di FPS. Esatto. Quanto dura questa presentazione? Ok, 30 secondi. 30 secondi. Benvenuto, mister. È un grande piacere per me essere qui, conoscervi, è un grande onore, è un grande orgoglio essere stato scelto dalla società e dal direttore, che ringrazio pubblicamente, perché questa è una piazza veramente importante. Non voglio scivolare nella retorica, perché sono cose scontate e ovvie, però è una grande responsabilità per me. Allora, impressionante, in esclusiva FPS. Impressionante. La cosa cronologica è che mentre Mignani parla, Mirri gli fa no, questo ho capito perché. E poi capito, è venuto però. Addirittura Soriano, è sceso pensa per lui, solo per lui, ragazzi, solo per e lui. Si mette sempre uguale Soriano, fateci caso. Sempre lo stesso vestito. Io lo so chi deve presentare Mignani venerdì, solo che non lo posso dire. Fiorello. Non lo posso dire. Lady lo so, cioè, dice picchici che Corini. Io già lo so, conosco. Corini è stato sollevato dall'incarico di allenatore del ma è sempre il frontman. Ed è stato promosso general manager. Immagini. Se ricampa bello con la cravattina. Dunque abbiamo il piacere di... Ci possiamo, di continuare... È pagato, ci devono pagare lo stipendio, se l'ha buscato. C'è ancora due mesi di stipendio, qualcosa la deve fare il suo Cristiano. Le conferenze stampa le farà sempre Corini. Minchia, no, questo non me lo dovevi dire. Però. Vabbè, Angelo, basta, perché poi difendi. Comunque, ieri per un attimo fra Grosso. Ciao Marco Venturella. Grosso, sottile, longo, non si iniziava capendo più niente, sinceramente. Oh, io mi sono messo a piangere quando ho sentito Alvini. Lì ho bevuto, ho fatto una bottiglia di vino. Minchia, Longo, Giovanni è proprio fuori. Grosso, cioè, sta facendo le battute soft porn, Peppe, non l'hai capito ancora. Niente, ciao no, Giovanni, non sei niente. Fuori. Longo, sottile, grosso. No, non ce l'ho fatta. Non posso essere sempre sul pezzo, ragazzi. Perché... Allora, sempre ragazzi, sul chezzo. Abbiamo concluso l'argomento Corini. Sì. Statisticamente parlando, grazie al cielo... Era cretino calcisticamente. Era calcisticamente cretino. Salutiamo Toto La Rosa per aver coniato questa cosa. A un certo punto aspettava, chiamavano a Iddo, sai? 200 nomi. Quelli dell'ora hanno fatto un video, un fotomontaggio che c'era Leonu Corlando. Sì. Ma veramente pure quello Salvo By Night, come si chiama? Il Salvo By Night, sì. È iniziata l'era Mignani, ragazzi. Stasera è attesa a Palermo, se non è già arrivato picca ci manca. Domani guiderà il primo allenamento. Sappiamo che il suo modulo prediletto è il 4-3-1-2, quindi dovrebbe giocare con il doppio attaccante. Probabilmente per la sfida contro la Sampdoria non toccherà niente, perché sarebbe da incosciente per una cosa del genere. Noi speriamo vivamente che il suo arrivo sia veramente l'inizio di una rivoluzione mentale per i calciatori, perché è vero che al netto di quali siano le percentuali di responsabilità, non è mai solo colpa dell'allenatore. Anche se in questo caso... C'è una grande percentuale alta, secondo me, però è un'eccezione. Però, è un'eccezione. Di sicuro in questo momento non era il nome dell'allenatore che serviva, ma è importante un cambio di allenatore. Secondo me, qualsiasi allenatore
diciamo, può dare una scossa alla squadra. Poi parliamo di allenatori professionisti, anche i nomi che sono stati fatti in questi due giorni, non è che parliamo di persone sprovvedute, attenzione, persone che fanno allenatori di calcio, di squadre professionistiche e che hanno allenato dalla Serie B a salire. Quindi, per esempio, diceva Giovanni Alvini, ma anche Alvini sarebbe stato anche un, diciamo, un cambiamento della, di rotta. Comunque. Sì, vabbè, un cambiamento, sicuro, cioè, un cambiamento di allenatore sicuramente. Di Mignani cosa sappiamo? Di Mignani sappiamo realmente poco. L'anno scorso Mignani era esordiente in Serie B, ha fatto un ottimo campionato, ha sfiorato la Serie A da esordiente in Serie B. Ne parlano di una persona seria, soprattutto, ragazzi, quello che a me piace di Mignani è che i suoi ex tifosi ne parlano bene. Vicente, ci è arrivata una tirata d'orecchio da Sandro Rita Gennaro, tre persone in una. Immaginavo meglio questa live, poche chiarezza. Poche chiarezza. Hai ragione. Ma è quello che ci contraddistingue. Questa è la zita. Noi senza... se la deve prendere con chi gli ha parlato bene. Infatti abbiamo il conduttore Fabio Chiarezza. Perché immaginavo meglio la live, qualcuno gli avrà parlato bene. Infatti, cioè, di pubblicità ingannevole che c'è in giro. Qualcuno, vedi, gente truffa. È un nostro ex, un nostro ex tifoso gli ha parlato bene di noi. Sì. Come Mignani. Vediamo cosa messo... dice José Trubieraci. Secondo me invece Mignani ha giocato già contro la Samp, ha giocato anche contro il Palermo, perciò il giocatore li conosce. Questo è una cosa da non so, perché non arriva proprio da sprovveduto, tipo John Travolta, no? Il meme che non so che cazzo deve fare. Secondo me, e quest'anno qualche partita l'ha fatta, dice. Qualcosa... è comunque uno che il campionato lo conosce, quindi prevede addirittura che sabato ci siano almeno 30.000 persone a incoraggiare il giocatore e l'allenatore. Forse per lei andiamo a prendere questa Serie A. Ne parliamo tra poco, anche perché Mimmo Fallea ci scrive: un allenatore genovese contro la Samp, fatta può essere. Esatto. Allora, adesso arriva Mignani, al netto di tutto, ma voi da casa e anche noi in diretta, ma che cosa vi aspettate seriamente? Che cosa vi aspettate? Io mi cosa aspetto che qualcuno in conferenza sbaglia, tipo Vitale, qualcuno, ciao Eugenio, scusa Michele, no, minchia, uno c'ha a carere, uno c'ha a carere. Allora, io mi aspetto. Io mi aspetto che lui dica, per non dica tipo mai per Aldo, no? Perché devi chiamare in ballo Aldo? Alla tipo Aldo. Benvenuti amici di Vi immaginate se la parola percorso, consolidamento, gli esce dalla bocca in sede di presentazione o di conferenza? Cioè, secondo me è finita, ragazzi. Deve stare attento alle parole che dice in sede di conferenza. Sarà attentissimo, secondo me. Il problema è che noi siamo pieni di meme, di video, di scenette, di corini. Ora che cazzo ce ne facciamo di tutta sta roba? Devo sperare che lui sia uno, perché secondo me è uno che parla poco, secondo me. Mi sembra un po' serioso. Dobbiamo sperare che ritorna. Non si può buttare al vento tutto questo archivio. Mamma mia, non si può, ragazzi, non ci credo. Che... Nel frattempo, qualcuno, ragazzi, cosa ci aspettiamo? La domanda per l'Abisi, ad esempio, così sì, allora la faccio io. Allora, ragazzi, cosa ci aspettiamo da Mignani? Secondo me, un cambio tattico no. Secondo me la questa partita no, però non contro la Sampdoria. Dalla prossima magari sì. Ma dalla prossima qualcosina sì, secondo me. Beh, sì, io vedo Aurelio trequartista. Secondo me non cambierà modulo, la squadra sarà più o meno, darà qualche indicazione forse più alla difesa che al resto. Probabilmente deve giocare necessariamente col 4-2-3-1, perché avendo solo tre centrocampisti non li può schierare tutti e tre contemporaneamente, se non risappiere durante i 100 minuti di partita. Ma sai che i nostri tre centrocampisti comprendono anche quell'uno che tu metti dietro la punta? Vabbè, però dei tre, diciamo, puoi spostare a uno fra Di Mariano, anche lo stesso Insigne lo puoi mettere là dietro la punta, Di Francesco, metti Traoré, insomma, a qualche attaccante di chi si spari, lo puoi, Soleri, cioè te lo puoi inventare qualcuno che va a sostituire
se metti tre centrocampisti tutti e tre, e poi se infortuna qualche altro, perché purtroppo ormai lasciate chissà. Invece se vediamo improvvisamente Lucioni che entra in campo pimpante, che sembra un ragazzo di 20 anni, come la mettiamo? Lucione secondo me recupera, ma era previsto che doveva giocare a prescindere. Lucione, il rientro di Lucione era programmato, ma con un sorriso stampato sulla certo, adesso sa, ci vuole un capitano in campo, se ricomincia da zero. Io penso che adesso noi non lo possiamo sapere, perché non abbiamo frequentato gli spogliatoi, i gruppi squadra, noi analizziamo le cose da tifosi, però io credo che quando arriva un allenatore nuovo, già siamo noi tifosi che siamo un po', come dire, questo sabato ce lo attendiamo, che sta bene il ripresso sabato per andare allo stadio, per vedere magari un nuovo Palermo. È tanta, immaginati i calciatori che hanno la possibilità di iniziare tutti da zero, anche chi ha giocato meno, di farsi notare, un allenatore nuovo, uno staff nuovo, ragazzi, il cambio allenatore spesso aiuta. Dormirà tanto tranquillo per un motivo o per un altro, secondo me, perché comunque quando viene l'allenatore e ti chiede di dare una scossa, già la società, chi che sia, ti autorizza a rompere quello che c'era prima in qualche modo. Quindi o cambi il modulo, o cambi gli interpreti, una rottura ci deve essere. Quindi continuare Enzo per le stelline, ragazzi, con la stessa solfa finora fatta, solo fin quando è strettamente necessario, che può essere solo la prossima partita, anche una questione numerica, anche perché non c'è manco una settimana tipo di allenamento da poter gestire. Quindi giocherà probabilmente con gli stessi interpreti che si trova, cioè gli chiederà il telefono a Corine domani, ci senti? Io, siccome l'ultima partita Mavitte, con chi dobbiamo giocare? E lui dice, tranquillo che tanto ci sono io dietro di te che ti dico esattamente quello che devi fare, non ti preoccupare. E soprattutto Angelo, ragazzi che ci stanno seguendo, con quale motivazione arriva Mignani, che viene chiamato dal Spuzzini Football Group a sostituire Corini, e quindi tu sei fuori, hai perso una Serie A all'ultimo secondo dell'ultimo secondo l'anno scorso, hai ovviamente una voglia matta di tornare in campo, di allenare, vai ad allenare la città più grande della Serie B, una squadra che ha dei valori sicuramente. Mignani come si presenta domani a Torretta, secondo voi? Perché fossi io, ma mangiasse pure le Ebba. Secondo me si presenta fortemente sbrugghiato, te lo dico in tutta sincerità. Perché è chiaro che l'allenatore abbia veramente voglia di andare in Serie A. Ciao Marco, anche perché se mi sarà di spade però Anna Mignani, una cosa importante l'ha detta poco fa Bartolo, che secondo me è veramente importante: si riparte da zero, ma si riparte da zero nel senso che adesso nessuno con un progetto nuovo ci garantisce che basterà un anno, cioè quello che voglio, capite cosa voglio dirvi? Se noi l'anno fino a poco tempo fa pensavamo al progetto triennale per la Serie A, quando tu riparti da zero, con un nuovo allenatore, con un nuovo progetto, cioè qua cioè, un allenatore potrebbe anche aver bisogno di un biennio, per esempio, per far funzionare una squadra. Cioè, guardate Pecchia, per esempio. Io immagino Pecchia ci ha messo 2 anni per far funzionare il Parma, se non gli è bastato uno. Scusami Giovanni, devo interrompere per un'edizione straordinaria. Tanto Sandro Rita Gennaro ci augura la buonanotte, quello che prima dicevo che si aspettava più chiarezza, giustamente saputo. Ricordo che quando c'è stata un po' la striscia positiva parlavate di Corini come se era Guardiola, ora criticate gli altri, che prima eravate voi, lo avete dimenticato, ho visto le puntate precedenti. Questo tipo è il censore. Attenzione ragazzi, attenzione. Incocciamo. Sandro, incocciamo. No, non dico che abbiamo incocciato, perché nel momento che la linea di questa chiacchierata, poi rivediamocela assieme a casa mia, via, ci vediamo nella prima bottiglia di birra e ne vedremo tutte puntate. La linea di questa chiacchierata è sempre stata: finché il Palermo vince, venisse fottendo, andiamo avanti. C'è stato un periodo in cui il Palermo ha espresso anche un calcio più cinico, più attento e più equilibrato, soprattutto nella fase difensiva, e quindi era giusto dare i meriti anche alla guida tecnica in quel caso lì. Ma nel momento in cui da quasi 2 mesi, da 1 mese e mezzo a questa parte, quelle stesse cose per cui ci facevano incoraggiare l'operato di Corini sono venute a mancare in maniera drastica e drammatica, qui va rimesso tutto in discussione, anche l'opinione di Corini, perché ricordati una cosa,
Sandro, Rita e Gennaro. Solo gli stupidi non cambiano idea. Quindi, ma soprattutto dico, ragazzi, ma soprattutto nella nostra diretta, soprattutto nella nostra diretta su 5-6, cioè siamo sempre stati due che abbiamo remato in un verso, altri c'è sempre un contraddittorio leale. Assolutamente, ma siamo mai stati uniti da questo punto di vista, quindi. Mai stati uniti, mai anche a Canada, Messico. Niente. Potrei aver fatto anche l'ennesima figura di merda, perché Sandro Rita Gennaro scrive scherzo. Ora io vorrei capire. No. Così cioè, tu mi hai fermato mentre facevo un discorso della Madonna. Volevo dire una cosa, ci dovrebbe essere sparso da qualche parte il messaggio di Peppone e poi ci sarà anche una nota audio. Peppone ci teneva particolarmente. E Peppone volevo io salutarlo e abbracciarlo per il suo... A nome di tutti, Bartolo, sicuramente. A nome di tutti. Vabbè, lo possiamo dire, il lutto, la perdita della sua cara mamma. Quindi, abbiamo scritto, Peppone. L'abbiamo sentito, un abbraccio a Peppone. Un bacione Peppone, un messaggio di Peppone non lo trovo su però... FPS dovrebbe essere qualcosa. Vabbè. Giovanni, che dicevi, Giovanni, nel frattempo concludi il mio discorso era che WhatsApp diamo per scontato che adesso basterà WhatsApp è offline, allora... perciò ti scusa WhatsApp è come Instagram è tutto Peppone. Quando... prova a mandarlo su Messenger. Sì, bravo. E non deve durare più di un minuto perché sennò si interrompe, quindi meno di un minuto. Vai Giovanni. No, dicevo, quando si riparte da zero, si riparte da zero, cioè quello intendevo dire. Quindi quando c'è un fallimento di un progetto tecnico, cioè non scusa, è mai una notizia. Sandro, Rita, Gennaro, comunque ragazzi vi seguo sempre, buona serata, scusami allora se sono stato aggressivo, perdonami, mi sono sentito aggredito. Allora, ma l'ha fatto apposta che voleva aspettare. Ha fatto uno scherzone. Sei un boccalone, sei un boccalone. Ora scrive comunque. Scherzo l'avrà scritto Rita, gli altri messaggi Sandro. Sì, però Gennaro anche lui deve parlare però, cioè, scusatemi. Perché Gennaro sta zitto? Vai Giovanni, non ti interrompo più. No, non voglio dire più niente, basta. Ma dai, compa, scusa. Dai. No, a parte Sandro, Rita e Gennaro, dicevo, speriamo che... Cioè, io spero veramente che Mignani ce l'ho io abbia, il messaggio. Che abbia continuità. Il vocale. Scusa. Vabbè, poi quando c'è da mandare il vocale lo mando io, ce l'ho. Siccome è un momento della diretta altissimo questo. No, ce l'ho. Ce l'ha, vai, leggiamolo. Mi funziona WhatsApp. Certo che comunque... Scusa. È brutto vedere mio fratello che si abbassa la testa guardando verso... Ce l'ho. Che certe volte mi viene depovata, chi cai Dio. Scusate. Volevo dire solo questo, esco di nuovo. Ciao a tutti. Comunque se ci arrivassero dei messaggi di offesa sarebbero meritati stavolta, secondo me. Allora. Dimmi Giovanni, parla solo con me che io ti ascolto. Ascoltami Angelo, io spero veramente che Mignani non sia solo un traghettatore, perché vedevo già gente che diceva vabbè facciamo 7 partite e poi prendiamo a Grosso, facciamo 7 partite e poi prendiamo a Ranieri. Io invece spero che si parta già subito a costruire qualcosa, perché ripeto, quando si riparte da zero, e non ci garantisce nessuno che l'anno prossimo noi ce ne andiamo dritti in Serie A con un progetto nuovo, con un altro allenatore, con... Quello sto dicendo, a volte c'è bisogno di più tempo, quello intendo. Guardate anche Stroppa con la Cremonese, mica è detto che arriva a Pomba e porta la Cremonese in Serie A subito. Perché Pecchia a Parma. Pecchia ci ha messo due anni. Però dico, quello intendo dire. Però spero Giovanni, non penso che cambiare allenatore poi possa cambiare anche il progetto tecnico, perché penso che il Palermo come società sportiva, il progetto tecnico lo abbia anche avviato. È chiaro che cambia l'allenatore, ma non hanno comunque preso un allenatore in questo caso totalmente diverso nel credo dal 4-3-3, dal 4-3-1-2. Quindi comunque non è detto che queste 7 partite più, speriamo meno possibili, nel senso che arriviamo i terzi, che possa partire un progetto già su una base già fatta. È quello che mi auguro, infatti, sto dicendo quello.
Partiamo da zero dal punto di vista delle motivazioni, quello che sto parlando, secondo me è il progetto tecnico. La preparazione non l'ha fatta lui, sappiamo cosa significa anche fare la preparazione. Sì, sì, anche, il mercato, tutto quello intendo. E poi spesso il Palermo ci ha abituato al fatto che non si parte sempre da zero, perché noi spesso e volentieri siamo partiti dal 2-0 al secondo tempo e poi abbiamo perso, quindi si può anche ribaltare, non è che devi partire da zero. Non è, giallo qua no? Giallo no? Giallo? Che qua? No, ero distratto. Qua meritava. Giallo. Alla giallo, prossima giallo. Sei fuori. Però una cosa bisogna dirla, c'era quella cabala dei 10 anni, no? 2014, 2014, 2024, siamo ancora in tempo, abbiamo cambiato allenatore anche quest'anno, anche perché se sbagliamo quest'anno Piccio se ne parla del 2034, abbiamo cambiato allenatore anche quest'anno, quindi come gli altri due, le altre due occasioni, quindi chi lo sa, mai siamo ancora in tempo. Però leggo, diciamo, ragazzi, messaggi, abbiamo... leggo un po' di messaggi, vai messaggi, io torno subito, torno. Ok, ciao Spino. Sì, infatti uno dei messaggi, allora, uno dei messaggi che voglio leggere è quello di Mario Lo Giudice, dice: mi raccomando, sabato tutti allo stadio tranne Giovanni, naturalmente. Walter Targe, sicuro qualcuno in rosa a bollicina e s'apposta. Sì, questa cosa va anche secondo così, me fa sorridere, ma che qualcuno sia stato contento dell'esonero di Gorini non ne ho certezza, non ho elementi per poterlo provare, ma secondo me qualcuno era veramente contento, qualcuno della rosa, secondo me. Poi io sogno tinto, però si dice, a pensare male si fa peccato, molto spesso ci si azzecca. Mignani è solo un traghettatore, dipende da lui, Massimiliano, dipende da lui. Edo Picci vi ha fatto lì Gennaro, Rita vi ha fatto il pesce d'aprile ritardato, ci sei tu a noi in ritardo, in te. Ragazzi, non è che a Pisa del Palermo ha fatto il pesce d'aprile a Corini, poi bel pesce, comunque, ma è un bel pesce proprio, bel un pesce. Innesto proprio. Mario Lo Giudice, il dottor Rita e mister Gennaro Sandro, sì, ci sta. Walter Taggia, Insigne ci spuntano i rini nuovi da domani. Questa cosa, anche questa, anche perché dice Navarra come l'altro all'improvviso. Salutiamo Fabio Spinoso, l'unico progetto tecnico che conta adesso è fare 90 minuti a Parigi. Allora, sul serio ragazzi, questa cosa adesso bisogna vedere, secondo me noi noteremo degli atteggiamenti diversi, e faccio un esempio, faccio un nome a cazzo, se vediamo che Insigne diventa un fenomeno, già sappiamo a chi stava sul cazzo Corini, ad esempio. Sarà facile capirlo, quindi dalla partita di sabato sarà interessante capire anche per questo, perché poi i casi possono sputtanare così palesemente, se avevano dei, magari cresceranno pian piano, magari fa un gol da centrocampo, però triste, cioè cosa... perché ragazzi, sì, se fanno una partita memorabile sabato, mi dispiace dirlo, ma cioè non è giù, cioè non è, che cazzo me ne frega se fa una partita spettacolare, no, senso, va bene, ma diciamo che ce lo auguriamo tutti, perché però loro sono ancora emotivamente, no però dico, dai, le 5 fasi, allora, del lutto loro stanno vivendo, capito? Allora, De Plasch in porta, Mario? No, non penso proprio. Marco Di Gloria, cosa dice? Il mio allenatore dovrà certamente migliorare la mentalità della squadra, che si è calmorosamente spetta dopo Cremona. Ultimamente i ragazzi sembravano giocare quasi per dovere e poco per piacere, aggiungo io. Sì, è vero. Peppe, come abbiamo finito con il messaggio vocale? Che me l'hai girato? Che è successo? No, ce l'ho su WhatsApp. Lo posso mandare. Prova a girarlo, vediamo che succede. Posso girare su Telegram. Su Telegram? Provaci. A me mi si è ripristinato WhatsApp adesso. A te ti si è ripristinato WhatsApp adesso? Vediamo. Anche a me. Vuoi vedere se sta tipo? Il messaggio di Peppone non ce l'ho comunque. Ma perché? Che è successo su WhatsApp? C'è stato un down di WhatsApp, di Instagram e tutte queste cose qua. È finita la diretta, ragazzi? No, perché effettivo sta posto. Okay. Qualcuno ha qualcos'altro da dire? La vostra discolpa? Qualcuno ha qualcos'altro da dire? No, secondo me ci possiamo proiettare direttamente. Facciamo la squadra, la formazione, e poi leggiamo un po'. Bravo, c'è l'abisi. C'è l'abisi, allora facciamo l'abisi. Marco, nel frattempo, perché c'è... L'ho fatta io, difficile. Grazie. Nel frattempo, Marco, mi carichi le grafiche? Già caricate. Grande, un po'. Mamma allora, mia, ragazzi. Vediamo un po'.
tra poco con noi Francesco Lupo. Ho sbagliato. Allora, è il momento della domanda labisi. Cos'è questa cosa, la domanda? Ormai dall'estate scorsa andiamo avanti in amicizia con la famiglia Labisi, quelli Labisi eventi, no? I pullman, i viaggi, che poi vi impettano le enciclopedie, batterie, non quelli dei mutatori per segnare Labi, no, cioè, no, facciamo una domanda, facciamo una domanda in diretta che è attinente al mondo del Palermo, curiosità, statistica. Il primo che commenta correttamente, siamo con buono sconto di 10 euro da spendere per gli eventi che organizza la famiglia Lapisi. Quindi volete andare a Tinder, vi costa 10 euro in meno. Volete andare, ad esempio, ho visto che stanno facendo la fattoria Ruralia per il 25 aprile, c'è un evento della famiglia Lapisi, 45 euro con viaggio, guida, pranzo, tutto, 45 euro. Se indovinate stasera, con questo buono a 10 euro andate a via Croce Rossa 96 e vi costa solo 35 euro. Cioè, vi fa schifo? No, dico, vi fa schifo. Allora, la domanda di questa sera è: quale squadra... Porca puttana, stavo selezionando la risposta. Scusa Fabio, vai. Quale squadra allenava Mignani Difficile. Prima dell'esperienza a Bari? Ora, difficile. Tutti su Transfermarkt. Fabio, devi dire però la fatidica frase. Chi sarà il primo... O primo... Qua è un primo coinvolto. Ecco il primo coinvolto. Giuseppe da Barbera. Che scrive giustamente mo, risposta con affetto. Con affetto. Vabbè, ecco, vabbè, Giuseppe da Barbera è un amico. In caso se la piglia con Vito. Le nostre dirette sono diverse dalle altre. Caro, dove cazzo sei finito? Giuseppe. Ora lo mettere in sovraimpressione. Caro Giuseppe da Barbera, io adesso segnalo il tuo nome ad Alessio Labisi. Quindi tu è lì. E deve andare, deve recarsi in via Croce Rossa e dire: salve, io sono. Io sogno con il nome che si sta. L'altra volta. È questa? No. Ora, come si sembra, travesti, compagno, si sembra che non è vero niente, ma invece è tutto vero, ragazzi. Tutto vero, 10 euro. Quindi stasera il vincitore. Ma attraverso non si ferma nudo, e poi si ferma nudo. Cui nudo si ferma, e poi chi toccate fa passare. L'unico che ti piace passare è cui nudo. Il nudo c'è come fa passare. Così no, Giuseppe, sei autorizzato ad andare in diretta a fare un post, un video e dire Fabio Guarino un coinnuto, sei autorizzato. Va bene, non esageriamo, scusami Giuseppe, chiedo scusa anche a tutti, a tutta la Gioquino. Parliamo di cose importanti. Un minuto che sta finendo. Vabbè, i più meno alti, alla fine punto inuto. Cinque li avanzavo, 10 pigliavo ora e fanno 15 euro in after. Oddio. Posso organizzare una gita verso Villa Frati Ciminna con me che non lo so. Pensavo di dover fare una battuta e mi squintavo soccorso. Quale squadra ha allenato Mignani prima del Bari? Ci scrive Leandro Vinciguerra. Bari. Che ha fatto due stagioni al Bari, effettivamente. Ha ragione. Ha vinto lui, ha vinto. Scrivi all'Ambro. Allora, caro Leandro, no, glielo puoi dare il buono. Benvenuto nel club dei... Vabbè. Va bene, andiamo avanti. C'è un argomento che scusa, questo è Bartolo che mi ha rotto il cazzo. Parliamo di calcio, dai. Parliamo di calcio. Parliamo di cose importanti. Voi cambiereste il direttore sportivo? Sì. Oppure, secondo voi, il City, indipendentemente dai nostri pareri, cambierà il direttore sportivo? A fine stagione sì. Quindi a fine stagione si cambia? Sì. No, vabbè, adesso non avrebbe senso. No, adesso non lo cambierei, adesso. No, io non adesso lo so, sai, ragazzi, perché non ho contezza di quali siano effettivamente i ruoli reali di Rinaldo, perché quando tu c'hai sopra, comunque l'hai sempre avuto, Bigon, tutta una struttura,
dico, non io personalmente responsabilità da affibbiare alla persona o alla professionalità di Leandro Reinaudo non è identifico in quanto tale. Cioè, se devi cambiare, devi cambiare un po' tutto, allora, se cambia anche Reinaudo, perché ripeto, in genere, su Corinne si può anche personificare, perché è responsabile dell'area tecnica, dello staff tecnico Corini, cioè della partita. Però Reinaudo, cioè, non vorrei dire che è quasi un prestanome della struttura del City a sì, Palermo. C'è una protuberanza del City a Palermo. Guarda che in genere saltano allenatore e direttore sportivo. Ma in genere sì, nelle squadre noi male, ma noi non siamo una squadra noi male. Altro, cioè, fare tesoro degli errori, come dicevo oggi, a questo pugno di amici. alla fine anche quello, probabilmente questo fare, da virgolette, la presta a nome non va bene, soprattutto nella realtà, nel calcio italiano, perché probabilmente invece un direttore sportivo più carismatico spesso va a supplire la mancanza. Quando non c'è un mister carismatico, c'è un Sabatini di turno, il Foschi di turno, che è un collante, che si coccola i calciatori, che riesce a creare quell'armonia che magari non riesce a creare il mister. Invece è mancata, almeno dico, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, è mancata anche questa. Quindi l'unico appunto che potrei fare al Reinaudo potrebbe essere da questo punto di vista, perché poi su calciomercato io non ero antiridici, perché sicuramente gli hanno dato le indicazioni, cioè, per me sono arrivati i fior di calciatori eccellenti, giocatori, cioè, fuori. Reinaudo ha fatto i mercati da lì e lode. Io ancora la trattativa Sciacca Traoré la devo capire, però. Vabbè, quella fu un ripiego sicuramente per non essere arrivati ad altri. La devo ancora capire, però poi... per non parlare dei terzini che sono arrivati tardi a gennaio non... del centrale di difesa che non è arrivato. Insomma, ragazzi, qua bisogna vedere se Reinaudo con Nivolo Pigliola sono le indicazioni. Cioè, alla fine il direttore sportivo segue le indicazioni del mister, ragazzi, che alla fine, se no, fa l'allenatore direttamente Iddo. Dico, guarda che anche quindi... Marco Di Gloria, penso proprio di sì, occorre necessariamente aggiungere un nuovo direttore sportivo rispetto a quello attuale. Io sono d'accordo nel mettere qualcuno di più... Cioè, se piglia da Bigonne e ci dice, senti, vieni a fare direttamente nonne. Allora sì, se togli il Reinaudo per prendere un direttore sportivo di quelli navigati, allora tu non è che stai togliendo il Reinaudo, tu stai cambiando tipologia di direttore sportivo a Palermo. Se tu levare il Reinaudo per pigliare nel Nautico come Iddo, certo, mi auspico quello. Solo perché il Reinaudo era amico di Corini, cioè sta cosa, picciotti. C'è però un'ultima ora, ragazzi, importante, ce la comunica il nostro amico Vituccio, la regia, tuttomercato.com/iteu, Pietro Fonte Vignano, il nuovo tecnico del Palermo, avrebbe perso l'aereo prenotato tramite volagratis.it. Mignani si sarebbe diretto verso il porto vecchio di Genova, ma a causa del maltempo al nord le navi sono rimaste attraccate. Per la cronaca, Mignani avrebbe acquistato un biglietto da Labisiaventi, no, per vedere la 400ª volta la carriera del Mario, sgomento dal club rosanero che si sarebbe tuffato di nuovo al toto allenatore, tre nomi in lizza: Boscaglia, Serse Cosmi, Sarri e Savicevic. Questa è la notizia, speriamo che... Credo che Boscaglia ha detto no perché dice che ci tiene a rimanere all'Ancona. A proposito di Boscaglia, sapete chi è l'unico, non è un quiz dei Labisi, nel nuovo corso del Palermo dal 2019 a oggi, qual è l'allenatore che ha una media punti più bassa di Eugenio Corini? E non è Filippi, ragazzi, questa cosa vi dovrebbe fare venire la pelle da cornuto. Non è Filippi, è Boscaglia, cioè tra i tanti, non è Pergolizzi, che vabbè, che comunque anzi ha fatto un botto di punti Pergolizzi, tanti punti vabbè poi gli si è interrotto il campionato, ha fatto un Boscaglia botto. Ha trovato pure la squadra, sta andando all'Ancona, pensate. Vabbè, dopo cascarivo un contratto, perché nel momento si finiva. No, ma in Serie A i contratti devono scadere. Sta lottando per la salvezza in Serie C. Picciotti, è in piena zona. Ha avuto una media punti veramente bassissima, la più bassa che ha avuto anche nel corso delle altre avventure. Ma è quando è una carriera discendente, dice molto di un allenatore. È come poco fa mi dicevate
la differenza tra Mignani e Coricci. Cioè, quando tu prendi un allenatore che però sta passando una fase che è discendente dalla sua carriera, mi fido meno di Mignani, che in realtà invece era in rampa di lancio, no, tra virgolette. Quindi... Scusate ragazzi, mi accodo al messaggio di Simone che poco fa scriveva se la nutrizionista rimane. Sì, mi aggancio a questa domanda, ma già sapete se sapete il team di Magnani, se Bassolino. Io ho letto Vergassola, bravo, Dario. Un comico fortissimo. Sì, ma allora, Vergassola è un bello giocatore. Hanno il loro allenatore dei portieri, cambia il preparatore, c'è qualcosa di, c'è un cambiamento. Sarei interessato ai preparatori. Un paio di nomi li ho letti. Vergassola è il secondo. Certo è che oggi l'allenamento è stato presieduto da Cesare Bovo. Che incarico ha Cesare Bovo? È il preparatore della difesa. Cioè, il preparatore della difesa e lui rimane, quindi questa cosa dobbiamo chiedercela. Poi c'era un altro messaggio che era interessante e qualcuno l'ha messo in evidenza, non so chi, ma vi ringrazio. Perché? Ma ne parliamo dell'inaugurazione di giorno 7, Picciotte, questo è che tra Riff e Raffa parliamo di campo e queste cose ce le dimentichiamo. Evento fondamentale, prima volta, un centro storico degno di questo nome e grande visibilità per il Palermo Calcio. FPS coi nudi, ci dice Danilo Garofalo. È un evento storico, effettivamente, ma sai, c'è stato sto trambusto nelle sondole che un po' ci ha... distratti. È passato in secondo piano, ed è un peccato che sia passato in secondo piano, perché... È un peccato. Sabato ci sarà la partita alle 3, ricordo male, o alle 4 e un quarto. Alle 4 e un quarto. E domenica, in contemporanea, ci saranno due eventi che io vorrei avere il dono dell'obliquità per essere... Dell'obliquità. Perché a Torretta ci sarà l'inaugurazione del centro sportivo, questa volta inaugurazione con le pampine proprio istituzionale. E a me caso è compleanno. Ah, no. 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 Contemporaneamente... dallo stadio ci saranno le leggende del Palermo, quindi che ne so, io non so se ci sarà Massimiliano Favo, Corini. Morganella, Bovo, Rios. Bidoni Rosanero, tutti ci sono. Sarà Bidoni Rosanero, però sarà visibile dai maschi schermi con quella bellissima visuale che potete ammirare ogni settimana. Sarà visibile l'evento che si starà svolgendo in contemporanea a Torretta, quindi questa è una cosa fighissima, quindi chi ha modo di poter andare allo stadio, perché a Torretta ma... si va solo su invito, blindatissimo. Ecco, infatti, quello volevo chiederti, ma a Torretta chi c'è? A Torretta ci sarà tipo Schifani, insomma, le istituzioni. Ah, penso, le istituzioni. Ah, ci sarà uno sparuto gruppo di giornalisti selezionati, immagino, quindi ci sarà Pisciotta, sicuro. No. Quindi chissà, però anche per Pisciotto secondo me fu una liberazione, dovevo fare quelle domande di cui ci vuole avere mister, ma chi vince le partite facile, invece sì, mister, eppure se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, abbiamo battuto un calcio d'angolo al 40esimo, gliele doveva dire girando un po', perché se no si metteva a chiancere, gliele doveva dire un po', capito? Stasera Pisciotto non squidavo, era da invitare stasera Geppa La Barbera. Sì, il preparatore sarà Urbano, ex allenatore di Alberto Tomba. Ah, quindi vedremo gli slot. Preparatore, scusate, non ho letto male. Preparatore. Sì, sta cosa l'ho letto da qualche parte. Cioè, ho letto, dice Mignani si porta dietro un preparatore internazionale, l'ho letto da qualche parte, non so. Se è d'Urbano è lui. E tra l'altro una bella cosa che ha scritto Simone, Campofranco, ora Campofranco me lo ricordo perché era a Bari. Davide Campofranco. Sì, era nello staff di Mignani, però non so se perché era con la gestione Bari che se l'è ritrovato, era proprio lui che se lo portava. Lo scopriremo venerdì, perché venerdì ci sarà la presentazione ufficiale di mister Mignani. No, ma domani presenterà il allenamento. Sì, però penso che tutti i dettagli, venerdì lui fa presentazione e conferenza per partite insieme. Si presenta da solo Campofranco comunque probabilmente non ci sarà, perché era collaboratore di Marino ed è stato esonerato insieme a Marino.
Chi? No, è da tempo. Anche Campo l'anno scorso c'era Campofranco, Marco. Anche l'anno scorso c'era Campofranco. Sì, ma quest'anno ha seguito Marino ed è stato esonerato dopo il 30 dicembre. Ah, okay. È scritto su tutto il mercato web. Marino, ragazzi. Non lo fate più. Vabbè, era con Mignani, è rimasto poi esatto. Con Marino, e invece quando il taro farà Marino, il taro farà pure a Campofranco. Esatto. È come Martuscello con Sarri, che l'ha tradito la Lazio. Ora, è come Filippi con Boscagni. In tanti stanno scrivendo dal direttore sportivo, anche Vito, non si augura che rimanga Rinaldo, e molti auspicano il ritorno di Sabatini, perciò Sabatini... Sta bene, bomba d'ossigeno. Anzi, noi viviamo di ricordi, io lo capisco, però con tutto che non fumava, oh meschino. Bravo Marco, questa cosa in cornice, ti do tempo di fare uno screenshot perché non ti capiterà mai più nella tua vita. No, ma a me resterà nel cuore, non c'è bisogno dello screenshot. Edo Picci da YouTube, l'ho scritto io che è un internazionale, sei calmo, lo è stato anche nello Spartak Mosca, vincitore in Russia del campionato, e Mignani se lo porta dai tempi di Bari, allora pure a casa se lo porta pure a casa, tutto, dappertutto, dovunque va Mignani lui va, lo segue. Sì, è una ma la questione dei preparatori, che io ancora non ho capito bene, è che a quanto pare c'è uno staff di preparatori portati dal City, sono là in pianta stabile a Torretta. Più che altro fisioterapisti. Sì. Fisioterapisti sono, non lo so, sì. Questa cosa ci sono dei preparatori, perché io mi ricordo che ai tempi con Baldini la questione fu pochista, che lui per i suoi preparatori non se li poteva portare. Angelo, ma tu lo sai cos'è un terapista, un terapeuta? Ne avessi bisogno. È 1024 gigapeuta. Minchia, bellissimo! Bravo! E con questo doppio giallo dichiaro fuori. No, non si può, ragazzi, così incolla la testa, incollala. Dichiaro chiusa la seduta. La seduta è chiusa. Per fare queste battute in diretta, ragazzi. Per basta. Per i bambini. Dopo questo discorso dei preparatori, a me non interessa più. Chi più di buono fare fanno. Dai, cioè, ci sono bambini, guarino, gente con gli occhiali. Quattro giornate di squalifica, questa è quattro. La vergogna. Abbiamo perso una quarantina di utenti. È come minimo, è da mo che devo perdere. Ragazzi, io andrei a recuperare il messaggio. E anche la peggior battuta di Marco sarebbe riuscita a fare meglio. E andiamo a quiccare. Allora, sì. Dai, recuperiamo. Ma in quanti si sono accorti che questo è un pigiama in realtà? Nessuno. Non c'è scritto. Va bene, allora metto ogni buono. È fatta bene io. Allora, sentiamo l'audio di Peppone, ragazzi. Vai. Buonasera, amici di FPS. Eccomi qui con la mia audio di ringraziamento verso il vostro gruppo, verso tutto l'affetto che avete dimostrato per me, per la mia famiglia, per la buona anima di mia madre. È stato un momento brutto per la mia vita, perdere la mamma non piacerà mai a nessuno, specialmente giornata di venerdì santo. Questa nota audio è dedicata a voi, perché mi siete stati vicini, un ringraziamento particolare, senza offesa per nessuno, va a Giuseppe Fontana, che mi ha fatto una visita che mi ha sollevato un po' il morale, e a tutte le persone che sono intervenute a casa mia, tipo Massimiliano Maio, Marcello Sedita, Elio Lapivero, Claudio Liotti e tutte le persone che mi hanno scritto. Ma un ringraziamento tanto a voi, perché avete aperto una chat per l'onore di mamma mia, e sarò sempre grato a voi. Grazie ragazzi, il vostro amico Ana Peppone vi voglio bene, non ho più parole, spero di riprendere più presto la mia vita con papà. 89 anni e la vita continua. Grazie a tutti gli amici di FPS, a tutti i tifosi rosanero che mi hanno scritto, a tutti gli amici di Facebook e a chiunque. Grazie a tutti, grazie, il nostro amico Peppone Amato.
Oh, un abbraccio per Paolo. Grande per un abbraccio. Paolo. Paolo, un abbraccio. Mi dispiace per questo periodo non so neanche godere per Paolo, perché ovviamente si è liberato di Corvo Nero, ma ha altri pensieri, no? Ne godrà più avanti. Ci sarà il tempo per riprendere, per rivederlo a fare ballavitticchio in Curva Sud. No, mi auguro sinceramente di vederlo già da sabato, perché comunque, come dice lui, la vita sabato, sabato. deve andare avanti. Anche per smaliarsi il cervello. E comunque, Peppone, tu nel dubbio ammuccia delle ravute a questi... Va bene, penso che siamo giunti alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Anche per questa settimana il FPS finisce. È stata una chiacchierata... Ma purtroppo ricomincerà. Purtroppo ritornerà, la vita va avanti anche per noi, quindi torniamo mercoledì prossimo. Qualcuno dei messaggi ci suggeriva di far venire Pisciotta mercoledì prossimo dopo la partita della Sampdoria. Non lo escludiamo, tanto Massimo è un amico, viene molto volentieri, beata a lui. È stata una chiacchierata un po' fuori dal solito, perché cazzo è successa una cosa oggi, è una giornata veramente storica, ma non perché finalmente ci siamo liberati da Guarini, perché il City Football Group ha esonerato un calciatore, perciò è un allenatore che ho detto io? Un calciatore. Un terapeuta, un calciatore che è diventato terapeuta, allenatore. Un falegname, hai detto. Quindi, Picciotte, veramente, è stata, cioè, non lo so, l'ho vissuta male pure io questa cosa, è stata strana come giornata. È strana, un po' bruciapelo, però non ce l'aspettavamo, Salutiamo il genio. Salutiamo il genio. È un grande, veramente, in bocca al lupo a Mister Mignani. Ci vediamo mercoledì 10 dopo Corini. Vito ci dà una dritta finale. Il contratto di Mignani è per questa stagione, la prossima. Il contratto del Bari che scadrà quindi il 30 giugno 2025. Non lo sapevo questo. Ragazzi, ci sta. Scusate, altri due secondi. Non è Mignani, non era la tipologia di allenatore traghettatore. Forse ci siamo confusi perché ne abbiamo sentite di tanti. Proprio lui non era quello proprio del traghettatore. Esatto, forse no, proprio Mignani no. Però Fabio Guarino è il numero uno. Ci ho detto, questa cosa non l'abbiamo detta, minchia, me l'ero segnata. Guarda che tra i tanti nomi fatti, Mignani... Era il più interessante sicuramente. Da quelli in giro, anche se tanti tifosi, come dire, quelli magari un po' più distratti che lo seguono proprio da vicino, anche il campionato di Serie B o il Palermo, molti oggi mi hanno chiesto, ma què su Mignani, capito? Ma què? Nel senso... L'allenatore del Bari, ho capito, attenzione, non è... È un profilo giovane, emergente, con un giovane È un profilo giovane, è sullo stile del profilo che cerca il Football Group per... Diciamo, un po' simile a Corini, diciamo. È un po' simile a Corini. È un 10% ideale, è un 10% ideale. Non l'ho detto. E per continuare una... Strada. No. Chiudiamo. Comunque, io lo posso dire, per me Fabio Grosso non l'avrei voluto in panchina. Nemmeno io. Qua siamo in due. Le sensazioni, ragazzi, vi ricordate la prima puntata dopo che abbiamo preso Corini, che noi eravamo un po' come quelli, ma insomma, lo accetto, però mi aspettavo magari un'altra cosa. Con Grosso sarebbe stato quasi la stessa cosa. Con Mignani, probabilmente, come dire, la persona che non ha, c'è una persona nuova. Sono curioso. Con Mignani sono curioso. Il fatto che non abbia mai avuto nessun legame col Palermo, né da ex né da calciatore, è una nota positiva. Almeno se tu la mattina in colorare lo facciamo senza remore. Voglio approfittare di questo messaggio per fare complimenti pubblicamente a Fabio, perché in privato glieli ho fatti. Fabio è veramente bravo, ma non avevamo dubbi. Fabio in questa nuova esperienza con 10 mesi. Sì,
È veramente un cuino, è veramente bravo, bravo, bravo. Complimenti, complimenti. Complimenti a grazie, Fabio, ragazzi. Con dottor grazie. Fabio e Mr. Glantz. Da noi, le cose giuste. Grazie, grazie. Grazie, è divertente quella cosa. Cioè, no, no, sei bravo. Mi diverte a farla proprio, è diverso. Bravo, Fabio. Va bene così. Ma sono previsti altri servizi di questo tipo? In che senso? Questi servizi all'aperto, non con te dietro... Non quello Mr. Hyde e poi ne l'altro. Se c'ho qualcuno che mi riprende, sì. Se no, no, no. Ma no, se dici a 10 media che mi paga il biglietto, poi io posso acchianare, ti faccio un video e me ne scendo. E poi torni, che te ne frega. Lume nulla. No. No, allora, se c'è qualcuno che mi riprende, sarebbe figo, perché pure è più carino fare video così. Ma cazzo con Ceppere, scusa, qual è? Ma con Ceppere non è convinto. Ma devi fare ogni tanto, non puoi metterlo nel treppiedi perché deve fare tutti questi movimenti. Allora, guvai su. Non può. Lo fai tu. Va bene, ragazzi, io me ne vado. Va bene? No, andiamo tutti. C'è Paolo da YouTube che ci dice Fabio Grosso troppe pretese. Se amava il Palermo, accettava qualsiasi condizione. Corini su questo punto di vista non era secondo a nessuno, peccato che la squadra non l'abbia seguito. Il fatto che Corini amasse Palermo è fuori di dubbio, ragazzi, non la mette in discussione. Che però non capisse tanto di calcio. Che lo ama così tanto che non si è voluto dimettere. Talmente attaccato. No, ma oggi seguivo la diretta di Chifari, che ha fatto una diretta allo stadio, tra l'altro gli hanno intitolato lo stadio Roberto Chifari. Perché se ne ho il stadio, mica arriva a Mignani. No, lui sta vivendo allo stadio da qualche giorno, campa lì. E lui oggi diceva una cosa interessante, diceva che Corini non se ne voleva andare, perché fino a poco prima che lo mettessero in macchina, per andarsene, lui era convinto di poter raggiungere la Serie A, cioè. Questa cosa mi ha messo i brividi. Però comunque la scienza sta facendo passi avanti su queste patologie. Cioè, nel senso, secondo me io gli auguro che possa guarire. Che lui abbia dato tutto se stesso e che era convinto, e purtroppo i risultati non venivano. Quindi. Va bene. Ma che lui fosse convinto, non ha funzionato. L'abbiamo visto. Ma voi l'avete visto il video di lui in macchina che esce dal centro sportivo? Sì. Sì, avete notato che invece di girare a sinistra verso la tossata girò a destra? Perché mi stai andando? Verso Betulampo. Intanto va a Betulampo, picciotto, non è che c'è passando tu a Betulampo. Cioè. Ragazzi, ma questa cosa non mi convince. Io mi esce la poeta. Ma secondo me non stava andando. Ricordo che fino al 30 giugno Corini è sotto contratto col Palermo, in qualsiasi momento si possa rendere necessario. Corini è obbligato a ritornare. Ora vibrata latitante per 3 mesi nelle montagne. È ammucciato un mensuale. Siamo sicuri che era Corini quello in macchina. Che non era Che prova abbiamo che era Corini? Ora mettono un nome alla seno da un capato Giat dopo paese. Questa è una manciare. Allora, dove siamo stati all'etare? E comunicherà con Bobo quei pizzini. Questa cosa l'avevo notata anche io. Ma perché sa che hanno messo paese? Vabbè, se va a cattare l'ultimo cannone. È tutta una scena. Sì, l'uomo non è mai stato sulla luna e Corini non è mai stato esonerato veramente. Però Corini è stato sulla luna invece, quello sì. Quello è bello. Probabilmente sì. Va bene. Chiudiamo. Angelo, che fai, menacci? Salutiamo Duke e salutiamo tutti. Allora, salutiamo tutti, ringraziamo perché stasera siete stati veramente tanti, ci ha fatto piacere, ci siamo divertiti assieme a voi, speriamo, qualche quinnudo in più o meno, però è stata una serata molto piacevole, un quinnudo e mezzo. Ringraziamo e ci stringiamo al dolore dei fratelli Anello. Siamo vicini ragazzi, e noi che dire, forza Palermo, forza Mignani, speriamo che ci saprà risollevare le sorti di questa squadra e speriamo che ci dia modo di fare contenuti video, perché Corini ce ne dava tanti. Speriamo. Ce ne dava tanti.
Anna Mignani, Marco ci ricorda, sembra la foto della tua classe, sai le foto di classe? pure tu sei un po' in bianco e nero. Sì, mi somigliate, Anna Mignani. Buonanotte a tutti ragazzi, e forza Palermo. Sempre Mignani! Non è venuta male. Ok.